Siamo qui con Veronica Bertolini che ad agosto affronterà la sua prima Olimpiade da ginnasta individualista di ginnastica ritmica. Emozioni e obiettivi per Rio? Emozioni tantissima, ho fatto fatica a rendermene conto e oggi essendo qua forse un po' di più adesso ci credo in questa grande impresa che ho fatto, perché per me l'Olimpiade è sempre stato un sogno e partecipare è davvero una cosa fantastica. Sono molto emozionata e già non vedo l'ora di partire. In questi pochi giorni che mancano, mi preparerò al meglio e l'obiettivo è comunque quello di far bene, perché è una gara molto difficile, mi piacerebbe entrare nella finale a 10. Molto molto difficile, però io ci provo, poi come va, l'importante è far bene e far bella figura all'Italia. Reduce dall'Europeo in Israele, in cui sicuramente si è vista la grande maturazione di Veronica. Sì, è andato molto bene, l'anno scorso mi ero qualificata come 19esima e quest'anno sono arrivata 12esima, ho recuperato un po' di posizioni, ho battuto gente che ci sarà alle Olimpiadi, quindi fa ben sperare per il futuro. Senza dimenticare che sei fresca di titolo di campionessa italiana per la quarta volta. Sì, il quarto titolo e sono molto molto contenta. Come ho chiesto anche alle tue colleghe della nazionale, sei scaramantica, hai qualche rito, qualche gesto che fai prima di scendere sì, in pedana? Sì, io sono molto scaramantica e un rito che faccio è sempre spruzzare la lacca prima di ogni attrezzo e poi ho i miei portafortuna che senza di quelli non vado da nessuna parte. Su quale esercizio pensi di poter puntare per Rio? Cioè qual è quello che ti riesce meglio? Sinceramente non ne ho uno, perché la ginnasta individualista deve averne quattro sicuramente completi e di alto livello tutti e quattro. Forse quello che mi riesco a sentire meglio è la palla. Ti volevo chiedere chi temi di più? Cioè chi pensi che sia la ginnasta che può vincere questa Olimpiade nel concorso individuale? È una bella domanda, però sicuramente ci sono le due russe, Kudryavtseva Mamun e Rizadinova, che tra l'altro è mia compagna di squadra per la Serie A e io faccio il tifo per lei.